Lanterna a tutti ragazzi, qui Slim Bark dei Nerdy Shonen. Dopo aver ucciso questo povero disgraziato che dovrebbe suonare gli allarmi, sono tornato qui su Sekiro, molto semplicemente. In off screen ho fatto una cosa che non mi piace tecnicamente, non mi piace, mi sarebbe piaciuto farvelo vedere. Ovvero ho battuto due mini boss. Ho battuto il ninja che avevo trovato qua sotto, che è molto più ostico di quel che è, semplicemente per il problema solito del lock dei giochi From, ovvero che se vai contro una parete ti si sminchia tutto, e in un gioco ok che devi andare in faccia al nemico ma devi anche schivare perché a volte la postura va un po' a farsi benedire, capisci che devi un po' farci attenzione. Mentre invece ho fatto quello che ritengo essere a mio parere al momento il miglior, intanto che ci sono, dai, ammazziamo questo, il miglior, vedete là, non c'è più. Come ho già detto, quello che ritengo essere il migliore dei vari mini boss, che era uno delle sette lance di Ashina, lo ritengo al momento veramente è il più bello che probabilmente io ho fatto, perché letteralmente ti spinge al limite della tua bravura, seriamente, senza problemi di sorta quali telecamera. Quindi adesso, visto che tecnicamente adesso non ho sotto mano una mappa, però tendenzialmente non ho visto, intanto mi appropinquo, comincio a muovermi, tendenzialmente ho visto che non ci sono altre strade, da quel che ho visto, nel senso, ecco, esatto, sapevo che qua si potesse tornare nelle segrete, oh mamma, piccole otteri. E qua, tra l'altro, avendo visto altri video anche di altre persone... Ah no, non è un coleotto, semplicemente una lucertola. Dovrebbe esserci il primo senza testa che si trova, che dovrebbe essere battibile coi coriandoli. Ma io al momento mi cago sotto, molto, molto terra-terra, no? Mi cago sotto e ancora... So per sbagliare il salto, tra l'altro. Non lo faccio ancora, sono un vigliacco, dite quello che volete, ma... Borsello gonfio, probabilmente allora è quello che vale di più. Non mi sento ancora di farlo. No, però non... Sta chi? Sta lì. Perché le... Oh, ok, vedo che c'è già una... Un continuo del... Adesso riposo. C'è il continuo della quest di quel samurai che ho trovato, quello molto più alto di me. Ho notato, tra l'altro... Che in questo gioco, letteralmente, come al solito nei giochi From, tu sei un tappeto rispetto al resto del mondo, perché sono tutti più alti di te. Lo stesso Ishin è più alto di te, Genishiro. Lo stesso Genishiro è più alto di te, questo è più alto di me. Va bene. E poi niente da dire, non ho potenziato gli oggetti perché non avevo abbastanza soldi, adesso ce li avrei. Però tendenzialmente, avendo la mappa, vi voglio far vedere, sto prendendo un po' lunga questa intro, perché... Luoghi importanti, in realtà non c'è nulla di che. Dintorni di Ashina, sono riuscito ad aprire anche gli shortcut delle porte da aprire, così scoprendo anche dove è un altro senza testa, che tendenzialmente è lento e ti obbliga a dover camminare. Poi il castello Ishin, ho preso la Sabimaru, ho preso tutte le cose, lago Ashina completato, tecnicamente adesso sono nelle segrete, che ho anche un altro idolo. Monte Kongo, come vi ho già fatto vedere, mi ero bloccato, ma perché non avevo idea di dove andare. Quindi a questo punto direi di proseguire di qua, perché non ho la più pallida al momento. Ciao uomo. Kaskani. Daga washi ni wa wakaru zo. Marude 誰かを呼び泣いておるような。もしやこのわしを。Questo è quello che sentiva la musica e mi ricordo che era un po' strano, comunque lo saluto, dai. Tokiori. Ah. Kikoeru zo. Na. 教えてくれ。わしを呼んでおるのか。どうした?ん?ああ。忍び殿か。Ma con chi pensava stessi parlando? ここまで参り申した。ほら。かすかに風に乗り。この先の穴底から調べが聞こえるでござろう。
Nanimo kikoenu. Sou ka. Washi ni dake kikoeru no ka. Ma tsutome nado mo yoi. Ano shirabe o owaneba. Ano shirabe wa washi o yonde oru. Sonna ki ga suru no da. Va bene. Tra l'altro da quel buco. E poi mi fa un po' paura perché io ho paura sempre che qua alla fine mi piglino da dietro. E tra l'altro, vedendo la dimensione della spada, magari potrebbe essere lui che mi ha pugnalato nel ricordo. Non penso, ma sarebbe strano. Ok. Attira segrete. Ah, ok. Questo effettivamente mi avevano chiesto di mandarlo. Però mi sembravano alquanto circospetti. Mi sembravano un po' sospettabili quei signorotti. Quindi diciamola che non lo mando nelle segrete abbandonate, che ne va delle sue meglio, secondo me. Ok, così ti senti la tua musica. Ok. Prova a parlarti un'ultima volta. Non parlare delle segrete abbandonate. Perfetto. Cioè, quindi posso rimandarlo in ogni momento, tecnicamente. Tra l'altro... mamma mia. L'ennesima signora? Sei sempre tu? Com'è che sei dovunque? Ok. Come al solito questa signora mi indica di andare giù. Io c'ho il buon oggetto che ho comprato per 1600 monete, per 1600 sen. Usiamolo. Tra l'altro quanti coriandoli ho? 5. Ok, magari in un futuro i senza testa. Figa. Sbaglio i tasti. Niente. Uila. All'improvviso, così. Va bene, ci mancava il buttarsi giù. Sferami bu dell'anima, va bene. Tra l'altro, immagino che si possa scendere ancora. Non lo faccio, però. Ok, solito non morto che non muore. Dovrebbe morire adesso però. Esatto, dopo due volte muore. Oggetto. Chiaramente mi verrebbe da buttarmi giù, però aspetto un attimo. Pugno di fuligine, va bene. Oggetto molto in realtà questionable per me. Sì, sono arrivato. Perfetto, tutto ha un senso. Dammi l'oggetto. Agente calmante. Perfetto, allora niente, ho fatto un giro per nulla. Mi riposo e vediamo un po'. Mi riposo così. Là, abissi di Ascina. Perfetto. Vedo già pistoleri da qualche parte. Mamma mia, io c'ho un... Allora, questo è pericoloso.
Porca puttana. No, come? Occhi di serpente Shigaraki? Shirahaki. Vabbè, ho sbagliatissimo il tuo nome, perdonami. Vabbè, un attimo che... Vabbè, sì. Un attimo, riposatevi che mando via l'aggro, per favore. Ritorna al tuo posto. Non volevo aggrare prima lei, perché lei è un mini boss di nuovo. Tra l'altro la stessa. Prova ad andare via. Più che altro adesso mi ricordo più o meno come farla, ma avevo fatto fatica, eh. Non vorrei di nuovo... Vabbè, senti, se ci metti un po' tanto, però riposa. Va bene. È un po' da vigliacchi fare così, ma volevo magari esplorare in maniera coerente tutto. Quindi se cado qua dietro... No, mi stai vedendo? Porca puttana, ma viste? Dai, che palle. Aiuto, c'ho una paura tremenda. Tanto io continuo a darle del lei, ma... Questo fa un culo come una capanna. Felino. Aspetta, mi devo curare un secondo. Bravissima. Però tu non t'avveleni, eh? Ecco, guarda come ti piglio. Io non la posso... Ok, vieni tu. Sto qui tutto il giorno. Puttana vacca, miseria, bestia. Al solito. Vabbè. Ah, di nuovo il mio arcinemico. Quindi io tecnicamente dovrei poter arrivare alle spalle sue. Col nemico non mi vede. Ok. Puttana, mi dimenticavo che spara. Mi dimenticavo ancora che spara. Bravissima! Dai, forza! Ulla! Ulla, che male! Ulla! Ma aspetta, ti fa male anche a te! Ok! Ok, perfetto! Puttana, quanto prendi là? Sei una puttana. Fammi rinascere, please. Ok. Grazie. Grazie. Grani di rosario. Ne possiedo due e me ne servono quattro. Tu ti sei già dimenticato che sono qui. Sei il numero uno, come Luca Toni. Forza. Anche tu
cuffie, un po' smemorino, magnetite di recupero. E niente, là c'è un oggetto. E niente. Provo ad ucciderlo perché già che ci sono, no? Vogliamo fare le cose fatte bene o no? Vabbè, ho usato per nulla un emblema. E tra l'altro... sono stato molto zitto perché sono una pippa fotonica io, però... La cosa che mi disturba un po' è una cosa da nulla in realtà. Ma cazzarola, comunque questi c'hanno delle palizzate che resistono a delle cannonate. Per favore ditemi da dove li prendete gli alberi. Borsello pesante va più che bene. Ditemi da dove li prendete gli alberi, perché se così... I primitivi potevano... Degli aztechi potevano battere gli spagnoli quando c'era l'invasione. Va bene. Ok. Non promette nulla di buono questo sangue. Tu chi sei? Nani ni yorareta? Ozaru. Ozaru. Kuri ga... Scusate il singulto, ma mi stai dicendo... Oh no! No! Io l'ho appena battuto! Mamma! Vabbè che la seconda fase dello scimmione senza testa è un po' più fattibile, ma io l'avevo appena battuto. Guarda quanto è terribile. Esatto, un po' più battibile, cheat. Disse quello che ha preso appena due colpi. Potevo riposarmi già che c'ero, ma... Tra l'altro questo attacco qui... Mi piglia. Infatti, stranamente. Urca, urca, urca. Tra l'altro non recupera la postura da quel che vedo. Niente. Non ho mai capito come contrastare. No, più vicino. Questa è una spazzata. Ok. Vabbè, dovevo allontanarmi prima. E niente. Ce le ho le compresse? Perché no? E niente, mi piglia. Sono nell'angolissimo. Porca loc, veramente. Anche due marroni però sta problema della visual. Qua, ok. E ti piglia. Sì. Piglia di nuovo? L'ho schivata prima. Vieni, vieni qua. Ok, prima fase. Oddio la Madonna! Porca troia, però, ci mancava. Puttana!
Sei una puttana. Ci mancava la seconda scimmia. Tra l'altro bella vispa. La vecchia maniera. Tra l'altro si fanno danno a vicenda, immagino di no, perché è un gioco... Scemo io che non mi son curato. Dio. Ok. Veramente, ok. Dai scimmia, per forza. Ci siamo. Devo non farmi terrorizzare assolutamente. Cioè, nel senso vero della statistica proprio, perché... Ok. Ok, forza e coraggio. Me. Niente. Sempre mi faccio beccare come un cretino. No, 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 mi ha preso con la spada. Io non ci voglio credere. Vieni qua, bastardo. Bastardo, mi è uscito da... Vieni, vieni. Vieni a pigliare tuo bordone, dai. Perché mi dimentico? Sono avido, sono... Cheat Sabaku, sono avido io che continuo ad attaccare quando so che non devo farlo. Perché è bello attaccare in sto gioco, è bello smontare il nemico. E lui smonta me nel frattempo, cioè... Non che se lo lasci fare, anzi... E niente, qua devo... saltare. Forza, non gli manca molta postura, molta vita, è metà, più o meno. Ci sono? Ci sono, perfetto. Dovrebbe scendere. E adesso tiro fuori il... Babba mia, che schifo. Questo è molto Bloodborne, eh. Esecuzione Shinobi. È morta. Ricordo Ah, un altro boss di nuovo? Va bene. Ricordo di una battaglia con un formidabile nemico che indugia nella mente del lupo. Prega ad un idolo dello scultore e affronta i ricordi delle battaglie per aumentare permanentemente la sua forza d'attacco. La scimmia guardiana senza testa era un'enorme bestia, afflitta dal potere degli immortali. Ok, posso anche potenziare... Me ne ha dati... Scusa. Scusami. Mi ha dato due rosari, posso aumentare sia vita che attacco. Wow. Io dall'altro potrei anche continuare un po', perché essendomi bloccato contro determinate cose, posso migliorare gli attributi fisici, quindi aumentare nuovamente la vita. Tra l'altro non ho mai notato se sono diverse oppure no, però... Tra l'altro adesso ho effettivamente parecchia vita, migliora forza d'attacco. Scimmia senza testa. La scimmia guardiana condivideva la sua tana con una compagna, che morì mentre la scimmia guardiana divenne posseduta. Oggi i fiori offerti alla memoria della sua compagna sono polvere. Che tra l'altro, prendendo un altro oggetto, ovvero quel fiore che era custodito dall'altra scimmia guardiana, mi ricordo perfettamente che diceva che in fondo era una scimmia buona che voleva resistere al... che voleva resistere. Ok, posso prendere... Forse magari aspetto per caricare un po' il farmaco che vedo che può essere utile. Aspetto di averne 4, così prendo farmaco di Emma potenza. Ok, mi riposo. E posso provare a continuare, perché vedo che qua c'è un appiglio. Magari è una soluzione a quello che devo fare. Quella povera scimmia è lì.
Chi lo sa? Io ho sempre paura di perdermi qualcosa con questo tipo di mappa. Ah, ok, sei passato mentre non me ne ero accorto, va bene. Vabbè, questo è tipico dei Souls che ti passino a fianco, ma non... Il mondo è distorto, dai. Sugu, ciao. Ma tra l'altro adesso che è seduto, che è alto, non quasi quanto me, ma è gigante questo. 女の僧者でござる。透明にもわかる。美しく、だが儚い様子の。ああ、呼んでおるのはわしなのか、尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちに、すっと。 Quindi ha visto una donna. Poverino, mi sta venendo l'ansia per te. Soieba. Chiyue kara kiribukai kakushizato no koto kiita koto ga gozatta. Ima wa shii sato yue. うん。決して立ち入るでないと。だが今はどうでもよい。さて、この先は何とも濃い霧の森をあの女僧者のもとへ行くにはどうしたものかな。 Allora, non ti attiro nelle segrete abbandonate. Non capisco, tra l'altro, perché effettivamente una persona onorevole, tecnicamente, oddio, onorevole, tra virgolette, come uno shinobi dovrebbe mandare un'altra persona che non conosce da un tizio losco. Non ha tanto senso, però io non ce lo mando perché mi sembra uno solo un po' pazzerello. Kiri no oku de ano shirabe ga yonde oru. Ok, provo un attimo. Ok, niente. Devo fare attenzione qua. Tra l'altro noto che noi non rediamo mai, siamo delle persone serissime. Cioè noi, Lupo, Sekiro. Ok. Questo mi sa tanto di parte di tempio abbandonato, eh. Ok, dai, mi siedo, mi riposo. Mi riposo anche, perfetto. Provo a proseguire un attimino, tanto per... Okay. Tra l'altro... Non sono oggetti raccoglibili. È resina con le falene sopra, bella. Aspetta, dai, fammi scendere. Tra l'altro qua mi viene da chiedere qual è il limite del che ti dà il gioco. Puttana! Ma è un'illusione! Questa è un'illusione della falena! Io l'avevo fatta... Io avevo... Questa è l'illusione della falena e gli avevo fatto anche il critico. Gioco, per favore, sentiamoli. Chi è? Ma mi danno un fracco di punti esperienza.
Io posso risalire, gioco. Un gallo. Palordo, vieni qua. Niente. Mamma mia, che casino. Tra l'altro, infatti, non si vedono nella nebbia questi. No! No! I galli non sanno volare. Cioè, sono volatili, ma... Figa, zitto. Allora, guardo un po'. Non sono illusioni, però. Porca puttana bestia. Vabbè, quanto corri. Figa, sono morto di nuovo come un demente, però. E poi mi toglie l'aggro, che fastidio. Ok, forza. La sento la musica. Babba mia, però. Che bello, sento la musica. Ho sentito... la musica che probabilmente diceva il signor Otto. Vabbè, tu sei un po' scemotto, invece. Un senza... questo è un senza testa. Allora, ho fatto tutto il giro e come al solito voglio constatare il fatto che è una loccata tremenda, che prima con tutti gli alberi che avevo incontrato potevo senza problemi arrampicarmi direttamente. Perché cazzo io non posso da quella sporgenza prendermi qua? Prima l'ho fatto, non ha senso. Mi dispiace, ma c'ha poco senso sta cosa. Boss fight. Oddio. Nobile della nebbia. Ma... ammasso di adipocera, un grumo di materiale ceroso che è formato all'interno del corpo ed è diventato nero. Usato per potenziare occulti avanzati per gli strumenti prostetici. In seguito a una lunga malattia può diventare ancora più grande e scuro. Dopo averlo rimosso è consuetudine bagnare con acqua il punto di estrazione. Mio Dio! Ah, ok. Si è diradata. Ho ucciso praticamente tutto e adesso si spiega perché. Tra l'altro era una serpe. Aveva incontrato qualcosa che probabilmente ti può avvicinare all'essere serpente, visto la comunione con la grande serpe, ma non pensavo sinceramente di trovare già cose legate a tutto ciò. E io ho una tremenda voglia di andare avanti. Mi potrei anche lanciare. Veramente vedo i dirupi e mi viene voglia di lanciarmici dentro. E
Tra l'altro ho sbagliato, perché dovevo andare a parlare col tizio, tra l'altro, magari. Stupido io. Posso tornare indietro? Guarda come è fatto bene il level design. Posso tornare indietro? E se torno indietro tutto dal signore anziano, che è tipo contro la via del Buddha, mi piacerebbe vedere cosa... cosa incontro. Giusto, un oggetto. Borsello pesante. Che bello! Che bello il borsello pesante! Scusa. Ok, ce la facciamo. Perfetto. Signore, l'ho ucciso. Ho ucciso chi dovevo. Niente, niente. Pensavo mi dicesse qualcosa. Prova a continuare ancora un pelo. Io c'ho una voglia tremenda. C'ho una voglia tremenda ad andare avanti. Anche perché era tutto in rovina ed era tutta un'illusione, tra l'altro. Perché... porca troia, l'ho visto muoversi. E ho detto... no, porca troia. Così ho pensato. Mi sta venendo un infarto, metti che è di nuovo vivo. Ok. Non mi pare la scelta giusta, scendere di lì. Proviamo. Ok. Ho paura di trovare all'improvviso qualcuno che mi lancia giù. C'è un... Beh. Una signora postazione avevo trovato. Ero sospeso per aria con un piedino nell'oblio. Immagino che quel salto non sia per me, vero? E invece no. Niente. Sono... ho grattugiato la faccia. E quello con gli ex voto. Perché no? Scusa, ma... vedo abitazioni... No. Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Ammasso di adipe, di nuovo. Ma... cosa sono, cercatori d'oro? In realtà no, perché andavo... sono dei pescatori? Io giustamente, senza chiedere niente a nessuno... ammazzo tutto quello che si muove. Ma si è rialzato? Ma... villaggio di Mibu. Aspetta un secondo. No. C'è qualcosa che mi... ah, infatti mi mancava un... tra l'altro lì come ci salgo? Vabbè. Ah, tra l'altro sarebbe bello andare a dire al tizio che sentiva la voce. Ah, ciao, guarda, la tizia che ti parlava, che suonava. Una donna. Vai a vedere che cos'è. Oddio. Ancora tu! Cosa? Sei possente come non mai!
Ma è fortissimo, ma stiamo scherzando? Sbaglio sempre perché questo, tra l'altro, di forte c'ha il calcio. Mamma mia! La telecamera contro questi simpaticoni l'hanno voluta rendere proprio antipatica ai più, perché... Aia! Cosa mi ha fatto? Ah, veleno. Bella. Bella. Ok. Magnetite di recupero. Hanno voluto sempre rendere bello, lo scontro. Scaglia della carpa del tesoro. Perfetto, non trovate altre. Ma non ci può passare. Non si può passare. Mi sembra dopo adesso andarmi a sedere, vero? Ci mancava il ninja dispettoso. Cioè il ninja, il... quello. Ex voto, ciao. Questa sarà contro il terrore, perfetto. Borsello che non ha senso comprare. Sake di fonte di drago. Che costa 1000. E due cose della carpa del tesoro. Ok, la carpa del tesoro tra l'altro potrebbe essermi utile perché quante ne ho io? Ne ho 5, se ne compro 2 dovrei poter prendere un pezzo di una maschera. Tanto per vedere l'effetto che fa, penso che proverò a farlo. Ma per prima cosa voglio andare un attimo a parlare col... Tra l'altro intanto acquisisce abilità. Tac. Farmaco. Potenza del farmaco. Ha senso fare questo. Però vorrei andare a parlare con il simpaticone che sentiva, il buone caro omaccione, che sentiva appunto suonare, e vorrei vedere cosa mi dice, perché tecnicamente mi si terrorizza adesso che gli dico queste cose. Vorrei stare nascosto e torno indietro. Poi, prossimo episodio, villaggio di Mibo assolutamente, però prima andiamo lì. E con mia grande sorpresa, non è qui. Non è qui. Quindi mi stai dicendo che se n'è andato a farsi benedire. Non c'è più l'illusione, quindi... Quindi letteralmente mi stai dicendo che non c'è più. Lunghetto da vedere. E niente, quindi dovrò affrontare il villaggio di Mibo. Tutto il resto l'ho già affrontato. Io sono ancora abbastanza sconcertato dal fatto che il tempio Kongo mi è ancora inaccessibile, nel senso i suoi segreti mi sono ancora inaccessibili, perché quell'aquilone io penso che abbia un uso, perché mi sembra inutile farlo andare così tanto lontano se poi effettivamente in fin dei conti non serve. Quindi l'unica cosa da fare nel prossimo episodio sarà affrontare il villaggio Mibo. L'ho già ripetuto, lo ridico. E siamo a posto. Ragazzi, io vi ringrazio di avermi seguito fino ad ora. È stato abbastanza lunghetto per me. Un salutone, alla prossima. Ciao ciao.